Padova, città dell'affresco, propone i suoi cicli pittorici del 300 per l'inserimento nella lista del patrimonio mondiale UNESCO accanto alle più importanti testimonianze della storia della civiltà del pianeta. Gli affreschi, custoditi nell'antica città, sono uno straordinario esempio del genio creativo dell'uomo, che si esprime nelle opere di Giotto e degli artisti che ne seguono l'insegnamento nel corso del XIV secolo. Dopo il cantiere di Assisi, Giotto lavora a Padova all'inizio del secolo nella Basilica di Sant'Antonio, luogo di culto internazionale e monumento imprescindibile per la storia dell'arte. Nella Cappella della Madonna Mora, sede dell'originaria sepoltura di Sant'Antonio, si celano le possibili tracce di uno dei primi interventi del maestro toscano. Mentre in un altro luogo di fondamentale importanza per la vita del convento, la Sala del Capitolo, si conservano le testimonianze certe di affreschi di Giotto con temi legati a San Francesco, ai santi francescani e brani di una grande crocifissione. Nella cappella dove oggi ogni giorno si chiedono e ricevono migliaia di benedizioni, troviamo figure di sante racchiuse in cornici molto simili a quelle che verranno ripetute ancora da Giotto. Non è un caso che questa cappella fosse sotto il patronato della famiglia che poco dopo lo incaricherà di dipingere il suo capolavoro, la Cappella degli Scrovegni. Giotto organizza lo spazio secondo una razionale architettura dipinta che raccoglie nella storia della salvezza le vicende della vita di Cristo e della Vergine, conducendo il visitatore alla visione maestosa del grande giudizio universale. A partire dall'immagine di Dio Padre, dipinta sulla sommità dell'arco trionfale, l'arcangelo Gabriele annuncia a Maria che sarà la madre di Gesù. Il racconto poi si dipana negli affreschi delle pareti, su tre registri sovrapposti che scendono a spirale. Vi si narrano le vicende di Gioacchino ed Anna, la nascita e l'infanzia di Maria, le sue nozze con Giuseppe e la storia di Gesù a partire dalla Natività. Per concludersi con il sacrificio sulla croce, la resurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. Nello zoccolo, le pitture a monocromo con i vizi e le virtù ricordano al fedele come la scelta di seguire l'una o l'altra strada porti nel momento del giudizio universale all'inferno o in paradiso. Sotto l'Eterno, Enrico Scrovegni offre il modello alla Madonna. È un banchiere per il quale Giotto realizza gli affreschi a celebrazione della sua casata tra le famiglie più importanti della città. Per la prima volta si osserva un così stretto legame tra artista e committente. È l'inizio di un percorso rivoluzionario che si proietterà sulla storia della pittura. La chiesa degli Eremitani,
è ancora oggi ricca di testimonianze di questa stagione artistica straordinaria. Parte dell'abside conserva ancora le storie dei santi Filippo, Giacomo e Agostino, dove Guariento continua la ricerca spaziale avviata da Giotto a Padova. Quella prospettiva empirica, intuitiva, che interesserà anche un altro pittore fiorentino presente nella chiesa degli Eremitani, Giusto de Menabuoi. Dalla committenza borghese si passa in pochi anni a una raffinata committenza cortese, che vuole rendere attuale l'episodio sacro facendone partecipi contemporanei. Nella cappella della Reggia Carrarese, Guariento dipinge i personaggi dell'Antico Testamento vestiti e ornati secondo la moda del 300. La pittura diviene così non solo testimonianza di una dimensione di vita elegante racchiusa in un prezioso scrigno, ma anche uno strumento per celebrare il potere. La più importante committenza femminile di corte è quella di Fina Buzzaccarini, moglie di Francesco il Vecchio da Carrara, che incarica Giusto di dipingere il battistero, contribuendo così alla realizzazione di uno dei maggiori capolavori della pittura italiana. Scene e figure dell'Antico e del Nuovo Testamento trovano la loro apoteosi nella splendida figura del Cristo benedicente al centro del paradiso, nella cupola, dove il precedente di Giotto si evolve e sublima. Nell'arco trionfale degli Scrovegni, Giotto aveva dipinto due finti spazi architettonici sotto una volta a crociera. Una novità assoluta, due stanze vuote senza figure che permettono al maestro di mostrare la propria abilità nella prospettiva, rendendola protagonista. Giusto reinterpreta la spazialità degli affreschi degli Scrovegni, ponendosi tra la ricerca della realtà di Giotto e la prospettiva illusionistica di Altichiero da Zevio, che amplia l'architettura reale con quella dipinta. Altichiero, assieme a Jacopo Avanzi, decora nella Basilica del Santo la Cappella di San Giacomo, realizzando pitture che sfondano la realtà della struttura architettonica. Committente è Bonifacio Lupi di Soragna, esponente della stessa famiglia di condottieri legata alla corte carrarese, che incaricherà sempre Altichiero di affrescare il vicino oratorio di San Giorgio. Settant'anni dopo, la Cappella degli Scrovegni è ancora il modello da seguire, nell'architettura come nella composizione delle scene, più vaste, ma sempre organizzate su fasce sovrapposte. In un'ideale città gotica, gli episodi della vita dei santi Giorgio, Caterina e Lucia sono posti in relazione con quelli della vita di Cristo, in un racconto che continua la ricerca sullo spazio e sulle emozioni, iniziata da Giotto.
Oltre l'uomo prende forma la Padova del 300, nella veduta di Giusto nella cappella del beato Luca Belludi al Santo. La basilica, le mura, il palazzo della ragione, la reggia carrarese, il castello con la turlonga che diventerà osservatorio astronomico, la specola. Poco distante, nell'ampliamento di un precedente edificio sacro, sorge l'oratorio di San Michele, dove Pietro de Bartolomeo de Bovi, alla fine del secolo, chiama a lavorare Jacopo da Verona, già aiuto di Altichiero. Jacopo esprime le sue grandi doti di ritrattista, immortalando la famiglia del committente nel corteo dell'Adorazione dei Magi con Francesco il Vecchio e Francesco Novello da Carrara. I contemporanei che Giotto, Guariento, Giusto, Altichiero avevano dipinto, ritratto e celebrato, qui arrivano addirittura a sostituirsi ai personaggi della storia sacra. Non solo Scrovegni e i Francescani avevano incaricato Giotto di dipingere a Padova. La committenza del comune aveva voluto la decorazione del Palazzo della Ragione, il più grande salone pensile d'Europa, sede del Tribunale Civile e del Commercio. Ancora oggi, cuore pulsante della città. Le cronache ricordano un ciclo di pitture di ampiezza inedita, di tema astrologico, ispirato probabilmente da Pietro d'Abano prima che l'incendio del 1420 lo danneggiasse. Il tema verrà riproposto in un enorme ciclo di astrologia giudiziaria, dove è descritta l'influenza dei pianeti sulla vita e le contese degli uomini. Non è un caso, forse, che Giotto fosse stato chiamato a dipingere nel Palazzo del Giudizio Terreno poco dopo aver dipinto il Giudizio Divino, nella Cappella degli Scrovegni. Nell'Inferno, la narrazione si sviluppa per immagini di forte realismo, che suscitarono paura e terrore negli uomini del tempo. Figure di diavoli e dannati, resi con pennellate larghe e sicure, con colori cupi, in contrapposizione alla luce che splende nei colori tersi del paradiso. Giotto di Bondone ad affresco, Dante Alighieri in versi. Negli stessi anni aprivano quel magnifico secolo che fu il 300. Lo duca e io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo e senza cura aver d'alcun riposo salimmo su. E il primo e io secondo, tanto che vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle.